Ehi là, chi si rivede? CR7 dei poveri, di già, cosa ci fai qui? Che domande sarà la tua guida in questo gioco? Ah, ci sarei dovuto arrivare. Bene, pronto? Si parte con... La carriera dell'Atletico Varese? No, quello lo teniamo per ultimo. Tieni il meglio per la fine, eh? Sì, no, e poi c'è un piccolo problemino, ma tranquillo, ci pensiamo dopo, eh? Ah, ok, allora dimmi tu da cosa si parte. Ovvio, Ultimate Team! Ma Ah, bene, allora si spacchetta la grande? prima scegli la nazionalità dei primi giocatori? Di solito ti scegli l'Inghilterra perché... Oh. Hai già preso l'Italia. Hai detto qualcosa? No, niente, vabbè, lascia stare. Vediamo e fagioli, non male. Sì, dai. Ed ecco tutta la tua squadra. Wow, mi sa che ha bisogno di una sistematina, eh. Tranquillo, per l'inizio avrai dei giocatori in prestito. Scegli chi vuoi sostituire. Ok, il baffetto in fascia destra. Perfetto, allora che cambio sia? Scegli uno di questi. Ah, è vero, ci sono anche le ragazze quest'anno. Facciamo che prendo Hut o Hat, non so come si dica. Bella scelta. Ora tocca alle divise. Ok, Nottingham Forest e PSG. Ma perché? Semplice, la prima era per il colore e la seconda perché era una delle poche che conoscevo. Perfetto, ora ci sono altri oggetti per te. Dai, poveri, sono giocatori! No, 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 sto parlando proprio di oggetti squadra, vedi? Ti erano regalati perché hai giocato EAFC 23 e sei un founder. Vorrei dire FIFA 23. Oh sì, scusa, avevo rimosso. Comunque, ora avrai in prestito altri giocatori, tra cui... Ma prima di scoprire, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi altri episodi di EAFC 24. E inoltre in descrizione trovate il link per comprare il mio libro, vendita su Amazon e su richiesta anche in libreria. Eccolo qui, Haaland, e poi anche i tuoi giocatori a tua scelta. Ok, prendo Van Dijk e Kerr, non mi pentirò di sicuro. Ok, ora altro pacchetto con Aldausari e Kerr speciale Nike. Ma l'ho trovata prima! Mi sono già pentito. Bene, ora possiamo giocare. No, 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 altri pacchetti. Va bene, allora attenzione, Gulagski. Sì, vabbè, almeno abbiamo trovato altri. Wow, ci sono anche Roberto Carlos e Soschi e Reke Ioro. Sì, ma fammi riprovare. Altro pacchetto e Trippier. Potrebbe servire. E anche gli altri, direi, che ne dici? Sì, direi di sì, ma ho bisogno di altri pacchetti. Dai, dai, dai. Allora, vediamo qui invece. Saka. Ah, lui mi piace. E Mancini e Raspadori, tanta roba. Sì, assolutamente. Bene, attenzione, ora sembra buona. È De Jong. Cosa? Come facevi a saperlo? È sempre De Jong, lo trovo ogni anno. Ma lo stai già vendendo? È che mi servono soldi per un mio progetto. Quale progetto? Quello a cui penso da quest'estate. Cioè? L'Arabico Varese. Oddio, non ci voglio credere, non stavi scherzando. Ho già preso Benzema e quando arriveranno Cristiano Ronaldo, Milinkovic-Savic e Mané sarà completo. Sì, ma per adesso non abbiamo soldi, caro. Però vabbè, adesso intanto iniziamo a mettere a posto qua e poi ci penseremo. Perfetto, squadra al completo. Forza, prima partita. Aspetta, prima ti spiego l'evoluzione. No, ti prego, non una lezione di scienze ora, eh. Ma no, intendo l'evoluzione dei giocatori. Vedi, con l'evoluzione founder puoi aumentare un giocatore a tua scelta. Per esempio, vedo che hai scelto Vlahovic. Ti basterà completare gli obiettivi per aumentare le sue statistiche. Bello, una novità geniale, finalmente. Bene, prima partita, Division Rival. Oh, forte. Ops, mi sa che il ragazzo dall'altra parte non ha riscattato i prestiti. Vabbè, ma magari è fortissimo. Alla buona parola, in aria e rigore, rigore. Ok, forse non troppo. Ok, tiro e presa. Vedi, allora è bravo. Attenzione, Vlahovic per Kostic e poi Saka. 1-0. Zielinski per Vlahovic, subito tiro e Dusan. Vedi che aver potenziato il piede debole è servito? Adesso so già come finirà. Attenzione, palla dall'altra parte, tiro di chiesa e gol. No, non immaginavo esattamente questo. Kovacic online che trova Vlahovic, però che tira e gol. Questo invece me lo aspettavo. Ancora Vlahovic per Saka. Ok, forse un po' si esagera, tiriamo il freno. Palla buona ed è gol. Qualcosa mi dice che tu abbia sbagliato pedale, però siamo 4-1. Vabbè, ma sai, dopo non si sa mai. Fine primo tempo, ti mostro la novità. Guarda un po', puoi vedere l'interno degli spogliatoi. Forte, vero? Ah, sì, meno male che però i giocatori non si sono ancora cambiati. Perfetto, ora secondo tempo. Ah, sì, voglio chiuderla del tutto. Forza, ragazze, dentro! Bella palla sui bot per Kerr, 50esimo e parata. Cavolo, peccato, comunque forte. Un occhio, errore di Trippier e gol. Ma dai, cavolo, mi sono distratto solo un attimo. Tranquillo, finita 5-2. Meno male. Allora direi che sia giunto il momento di provare. Carriera allenatore? No, non ancora. Parlo di stagioni. Ah, ok. Allora scegli la tua squadra preferita di AFC. Ah, ok. Cosa?
Credevo fosse la Juve. Hai detto la mia preferita in NFC ed Alex Head. In realtà anni fa in FIFA mi divertivo a farla crescere e portarla in Champions. Sei mai riuscito? No, però quello è un altro discorso. Bene, si inizia quindi Exeter vs Viking FK. Wow, scontro fra titani. Ah, conosci? No, ma si vede. Ma se lo dici tu, iniziamo. Vorrei dire vinciamo. C'è ne Scott in aria, tiro, la palla rimane lì, tiro e gol. Sì, e che ti dicevo? Sarà stato un colpo di fortuna. Vedremo. Mirkel per Trevitt che tira e gol. L'ho detto che la mia squadra. Non ci credo, tiro di Scott e gol di nuovo. Devastante, lo so. E pensare che non conosco neanche i giocatori. Oh, rigore. Wow, però anche lui ci mette del suo, eh. Parte il tiro e gol. Mamma mia, che botte. Con Alex Enter e 5-0. Ok, forse è un po' esagerato. Palla ottima e solo 6. Mi sa che mi devo calmare. E arriva il 7-0. Punteggio tennistico. Scusa, non mi riesco a trattenere. Guarda un po', dai, forza, ora carriera. Ah, finalmente. Giocatore, però. Ma come? Oh, di vedere tutte le modalità, non solo quelle che piacciono a te. Ok, va bene, fammi indovinare, tu non giocherai. No, per adesso ti affiderò uno dei tuoi giocatori preferiti. Alan? No, meglio, Gnonto. Oh, grande Willy. Perfetto, come vedi i menu sono più o meno come l'anno scorso. Oh, sì, sì, giusto, giusto, ora devo prendere delle decisioni, giusto? Sì, esatto, mi raccomando, pensaci bene. Hai fatto tutto a caso, vedo. Ti scusa che voglio giocare. Oppure per chiedere più soldi dovrai soddisfare dei determinati obiettivi dati dalla dirigenza. Ah, bene, siccome non era abbastanza difficile prima. Ah, e non dimenticarti di fare allenamento regolarmente per farti notare dall'allenatore e aumentare le statistiche, eh? Sì, sì, tranquillo, questo lo so, dai, iniziamo, no? Oh, sì, certo, allora giocheremo la prima contro i Ranger. Cosa? Non eravamo in Championship? Sì, ma ci sono prima le amichevoli. Ah, giusto. Bene, forza, mi raccomando, quando entriamo spacca! Ma non siamo titolari? Eh no. Che allenatore scadente, ci credo che adesso sono retrocessi. Forza, carico, eh. Oh, puoi scommetterci, spacco tutto. L'ho passata, provaci subito, tiro, gol. Sì, lo sapevo. Non è vero, in realtà mi sono stupito anch'io. Ne servirebbe un altro. Ma non esageriamo. Oh, attenzione, palla per Benford che tira e rete dei Leeds. Sì, dai, lasciamone fare qualcuno agli altri, meno male. E finisce così, grande vittoria 2-0. Sì, grande, non ho certo riavviato la partita una decina di volte per cercare di far gol, figurati. Ottimo, e ora? Vedi di scendere in campo. Cosa? Dai, su, stiamo aspettando tutti. Ma tutti chi? Io e chi ci guarda. Ah, va bene, lo farò. Oh, finalmente. Ma su volta. Ecco, sapevo che c'era la fregatura. Ah, e guarda che c'è una novità, oltre al mio look, a quanto pare. Ah, ti piace? L'ho scelto io. Sì, diciamo che lo facciamo andare. Comunque, dicevo che puoi scegliere un potenziamento. Credo che sceglierò il tiro. Buona idea, forza, si inizia. Yes, dai, raga. Questa è la nostra squadra. Speriamo che siano alla nostra altezza. Beh, in realtà, come Vigen, siamo i più scarsi, ma fa niente. Ah, vabbè, ma quelli sono numeri, non guardiamo. Oh no, chiudete quello lì con la maglia della Juve, no. Non è un buon inizio. Aspetta, c'è uno dei nostri tiro e si rete. Grande, anche perché la porta è tipo grande come il campo. Attenzione, palombella, forza, ben porta tu, tiro e gol di XXXXX. Oh, bella assist. E ha usato anche il mio super tiro. Ah, mi sembra un po' più forte del normale. Che bel passaggio, ci sono, lo posso sbagliare, tiro e gol. Vai, siamo super di due, ci metteranno un po' a prenderci. Oh no, il tiro che vale doppio. Gol. Ecco, come hanno detto, ovviamente. Oh, ma quello dietro sta dormendo. Dai, su, spazza. Ah, oh, niente, abbiamo preso gol. Oh, ma giochi con noi o con loro, traditore infame. Effettivamente stiamo giocando uno in meno. Ma attenzione, tiro e sì, gol. Bene, dai, siamo pari. E ora facciamo un altro, vai tu, tiro e gol. No, siamo addirittura davanti, raga, sto male. Oh no, è scappato di nuovo, quello non chiude. Che pare. Ma quel personaggio viola non lo sopporto. Non vogliamo, ne facciamo un altro con il tiro. Avremmo andato dentro anche il portiere. Bella parata. Oh no, ancora lì, altro pareggio. Ma non finisce più. Attenzione, 35 secondi. Tiro, palo, gol. Mamma mia, che roba. Passala presto. Oh no, l'ha persa. Chiudi, chiudi, chiudi. Oh, pareggio. Stavolta mi sa che è finita. 9 secondi alla fine. Oh no, il portiere è impazzito, è tutto solo. Gol. Dai, ma neanche i gatti e scelti fanno roba del genere, però. Finita. Vabbè, mi consolerò con l'Atletico Varese in modalità allenatore. Oh, ecco, a proposito di ciò. Aspetta, ma perché siamo in Lega 2 inglese? Quello di cui ti dovevo parlare è che lo sceicco ha venduto tutto e ha deciso di investire nell'Ippica. Ah, qua mi sa che c'è lo zampino di Allegri, ecco perché l'hanno aggiunto. Siamo rimasti con tipo 1 milione e solo giovani. Posso capire se deciderei di non giocare più. Sai cosa ti dico? Giochiamo! Davvero? Sì, e riportiamo questa squadra dove merita, in Champions League! Wow, ma così mi gasi! Sì! Speriamo.
speriamo solo vada bene. Dalla ragazzi, è tornato finalmente FC24 FIFA, vabbè, quello che è. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere praticamente tutto e dalla prossima volta si comincia a fare sul serio. Infatti ci sarà la modalità allenatore con CR7 dei poveri, che non so fino a quanto durerà, perché effettivamente si intutelerà dalla Lega 2 alla Champions. Non ne ho idea di quanto ci metterò. Spero il prima possibile, ma vedremo, non ho ancora visto la squadra. Vabbè, comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale, come sempre, non dimenticatelo, che è importantissimo. Prima di chiudere direi di andare all'angolo dei saluti. Saluto Gabriel Pellerito 6934, ciao. Poi saluto Gaming Treasure Fatal, ciao. Un altro saluto a Simona Rossi 8064, ciao. A Marco Mazzilli 4697, Vano, video bellissimo. Potresti portare Fenomeno Manager 2023 con Leclerc e Sainz che parlano? Comunque sei il migliore. Non sono così bravo a imitare. Non so se verrebbe una cosa fatta bene, però sarebbe carino. Vediamo, ci penso. Comunque, grazie dell'idea. Ciao. Poi saluto Robert Official. Spero di aver detto giusto. E infine, per ultimo, ma non ultimo, saluto M16 Aschi. Spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo shorts. Se non avete visto quello di oggi, andate a vedere. E mercoledì e venerdì con altri due nuovi video lunghi. Bella raga, ciao! State tuned che ci siamo. Finalmente Dragon Ball Z cacca dopo anni. Finirà, forse.